Ringrazio il Presidente, ringrazio tutti voi, ringrazio, se permettete, questa bellissima sede che ci ospita e che io confesso non conoscevo se non dall'esterno. Quindi per me è anche un'occasione gradita quella di incrociare uno dei tanti patrimoni di questa bellissima città. Io ho voluto fortemente contribuire a questo evento, presiedere questo evento, il lancio nazionale del processo di consultazione pubblica sulla Mare Strategy, e sarò presente per ragioni geografiche e di conflitto di interesse, lo confesso, anche a Livorno. Ci tenevo a essere presente perché nell'ambito delle deleghe che il Ministro mi ha voluto conferire, c'è appunto il mare, in particolare riguardo alla Mare Strategy e la Blue Economy e Blue Growth Economy. È una delega che io ho chiesto al Ministro, su cui io mi sono autoproposta e fatta avanti, perché per due ragioni. La prima è la sensazione, non è detto che sia fondata, ma la sensazione che ho avuto che nel tempo, nel governo italiano e in particolare al Ministero dell'Ambiente, il tema del mare a livello politico è stato, come dire, non voglio dire una cenerentola, ma di fronte a un ministero che si trova a affrontare emergenze drammatiche, i rifiuti, il dissesto idrogeologico, le bonifiche, con tutte le implicazioni anche di natura giuridica che comportano, talvolta, come dire, il mare ha sofferto, il settore mare ha sofferto del fatto di essere considerato, questa è la lettura che do io da semi-esterna, la parte ludico-ricreativa del Ministero, la dico così. E però questa sensazione che io ho, arrivando da poco, essendo arrivata da poco al Ministero, è una sensazione che ho rispetto, e l'ho detta ieri a quella conferenza al Senato, che corrisponde al sentire che c'è nel Paese. Noi siamo, non voglio dire delle banalità di fronte a una platea qualificata, però guardate, noi siamo davvero un Paese immerso nel mare che non ha una vera identità socio-economica, culturale, legata all'essere un paese di mare. Noi ieri abbiamo partecipato a una conferenza organizzata dai senatori del PD sui temi ambientali, cambiamenti climatici, lotta ai cambiamenti climatici e politiche di adattamento ai cambiamenti climatici già avvenuti, e nessuno dei relatori ha parlato di mare. Nonostante che il mare sia legato ai cambiamenti climatici, perché le emissioni di CO2 legate al mare sono un pezzo rilevante dei cambiamenti climatici, che sia legato alle produzioni di temi dell'energia, penso alla new entry delle trivellazioni nei nostri mari, penso alle nuove tecnologie, nuove o seminuove di produzione di energia dal mare, che in Italia non hanno diritto di cittadinanza, non c'è un regolamento che regolamenti gli impianti eolici offshore, è rarissimo l'utilizzo appunto di energia dalle onde e così via. Ma nessuno, parlando di dissesto, ha parlato di erosione costiera o di frane sulle nostre, o comunque. Però insomma, al netto del Presidente, lui è stato tutto il giorno, a differenza di me che ho parlato solo il pomeriggio, il mare era grande assente nella discussione di ieri, e vi assicuro, in un contesto, quello di ieri, sia tecnico che politico, di altissima qualità, di personalità che parlano di ambiente e che esprimono una grande sensibilità, non disattente. Allora, io penso che invece l'Italia debba recuperare, ritrovare o trovare una sua identità culturale e sociale ed economica, anche di politiche di crescita e di sviluppo e di creazione di lavoro legata a questo suo essere quasi un'isola, un paese di mare.
come quanto la Grecia, se non di più, perché la sua centralità dentro il Mediterraneo la rende più rilevante come paese marino che non la Grecia, la Spagna o paesi che paradossalmente sembrano più di mare di noi e non lo sono. Quindi io proverò nel piccolo del mio ruolo di sottosegretario all'ambiente, quindi puntando in alto con la testa ma con i piedi ben piantati per terra, perché questo è il mio modo di lavorare, a dare un contributo a questa discussione. E in questo senso ho proposto al Ministro e alla Direzione Generale, poi ho chiesto su questo la collaborazione dell'ISPRA, di organizzare in occasione del semestre un evento su questi temi, su cui avremmo già fissato almeno la data e la locazione. Dovrebbe essere il 14 novembre appunto a Livorno, perché vorremmo concentrarci sulla macro regione tirrenica, che è una di quelle più avanti sui temi della Marine Strategy. Un evento in cui noi parliamo di Marine Strategy, coinvolgendo le regioni, ma coinvolgendo anche gli altri paesi europei e, se ce la facciamo, anche non europei, in cui definiamo e, permettete la parola, politicizziamo gli obiettivi della Marine Strategy, che non possono essere solo obiettivi gestiti a livello tecnico o a livello di enti locali di regione, ma che devono vedere il governo impegnato, perché il raggiungimento del buon stato ecologico del mare non è una questione che riguarda i biologi marini o il dottor Montanaro o La Porta o De Bernardis o il direttore Grimaldi, riguarda il governo e la politica. Io vorrei provare a coinvolgere il governo e il Parlamento su questo obiettivo, perché il mare divenga appunto una proprietà collettiva del nostro paese. Inquadrare la Marine Strategy come obiettivo di fondo e discutere con gli stakeholders o gli operatori del mare su come si fa Blue Economy, Blue Growth Economy, cioè economia blu sostenibile, ai sensi di quanto ci impone, non ci impone, ai sensi di quanto noi auspichiamo di ottenere con la direttiva sulla Marine Strategy di qui al 2020 sul buono stato ecologico del mare. Il lavoro della presidenza greca è stato impegnativo da questo punto di vista. Ci sono alcune linee che riguardano, indicate dalla Commissione, quelle che vi accennavo, il classico turismo costiero, lo shipping, ma c'è anche appunto l'energia blu dal mare, ci sono le biotecnologie dal mare, cioè ci sono molti settori su cui l'UE ci consentirà di fare programmi di intervento e di usufruire di bandi anche dei finanziamenti comunitari. Io ho anche la consapevolezza che su questi temi il Ministero dell'Ambiente ha un ruolo, come dire, non di prima fila, ma ha un ruolo in tutti i settori. Cioè quei fondi di cui è titolare l'agricoltura per la pesca, di cui è titolare il MIT per la sorveglianza marittima e di cui è titolare il MISE per l'energia, prevedono tutti una integrazione, un'azione integrata col Ministero dell'Ambiente, e noi vogliamo esercitarla non a valle di un percorso, ma in maniera congiunta, a pieno diritto, perché gli obiettivi, l'accordo di partenariato, gli obiettivi che l'UE ci danno impongono una rilevanza ai temi ambientali della sostenibilità di primo piano, più alta forse di quella che anche noi ci immaginiamo o anche noi definiamo nell'accordo di partenariato. Per tutto questo ho ritenuto importante questa attività di consultazione pubblica, per tutto questo io ho voluto essere qui, perché si avvia un percorso che il Ministero dell'Ambiente ha voluto affidare a ISPRA in collaborazione, il Ministero dell'Ambiente che è titolare appunto della gestione della direttiva sulla strategia marina, ha voluto affidare a ISPRA come supporto scientifico, tecnologico e divulgativo,
perché appunto, come molti di voi sapranno, nella direttiva si prevede la definizione, io la illustro da politico e non da tecnico, ma si prevede la definizione dei target, da una parte la definizione dei target, dei parametri su cui si definisce il buono stato ecologico del nostro mare. Nella direttiva si prevede l'elaborazione di programmi di monitoraggio con cui verificare questi target, e poi si prevederanno, cosa che va fatta entro il 15 ottobre, anzi un decreto prevederebbe che non le definissimo entro il 15 luglio, se ricordo bene, per poi inviarli alla Commissione entro il 15 ottobre. La data stringente è quella del 15 ottobre, se ho ben chiaro i contenuti della direttiva. Quindi programmi di monitoraggio e poi successivamente azioni operative. I programmi di monitoraggio è quello su cui ha lavorato il gruppo tecnico interistituzionale che è stato istituito per la gestione della strategia marina, che coinvolge ovviamente, presieduto dal Ministero dell'Ambiente, che coinvolge gli enti locali e gli altri soggetti, tra cui appunto l'ISPRA, le regioni, il CNR e quant'altro. E oggi si sono avviati 8 gruppi di lavoro con 7 piattaforme operative. Quello che è stato avviato per via telematica il 9 giugno scorso e che andrà avanti fino al 9 luglio prossimo per un mese è appunto una consultazione sulle proposte avviate dai gruppi di lavoro e sulle 7 proposte di programmi di monitoraggio, uno per ciascun gruppo. È fondamentale, infatti, e mi rifaccio a quello che ho detto all'inizio, che su questo tema ci sia una consapevolezza, un coinvolgimento, una contribuzione più ampia possibile di istituzioni, di cittadini, di soggetti economici, perché solo attraverso una condivisione collettiva questi programmi possono diventare davvero azione di governo e non un bel documento, la dico così, con cui noi ci ritroviamo magari da esperti e da appassionati a ragionare, a discutere, che però rischierebbe di non avere nessun riflesso concreto nelle azioni di ogni giorno. Questo è l'impegno che mi sono data, questo è l'impegno che ho chiesto al ministro, che è titolare del Dicastero, a cui ho chiesto anche di fare insieme uno sforzo, e concludo, oltre che appunto su questo evento, che non è un evento fine a se stesso, ma che è un impegno programmatico per la legislatura, di fare uno sforzo per un nostro ruolo dell'ambiente nella gestione dei fondi legati appunto alla Blue Economy, alla Marine Strategy, penso al FEAMP soprattutto, ma di fare uno sforzo anche nel recepimento delle direttive che ancora sono in sospeso. Il ministro ha fatto un accordo importante nei giorni scorsi sulla biodiversità. Ci sono 2 direttive, quella sulle acque di Zavorra, Ballast Water, e poi sulle trivellazioni, qui non mi ricordo il nome, ma insomma offshore, ecco. Sono 2 direttive su cui c'è un accordo condiviso. Non ci sono oneri a carico dello Stato. Io credo che sia fondamentale che il Parlamento le recepisca rapidamente, perché ci servono al Paese, servono al Mediterraneo, servono all'Italia a presentarsi alla presidenza del semestre con le carte in regola e con l'autorevolezza che ci è necessaria per svolgere un ruolo di primo piano. Grazie. Grazie per questo ritardo. Utente, 2 punti vorrei cogliere dal suo discorso prima di dare la parola al dottor Oliviero Montanaro. Due osservazioni così molto pratiche dal punto di vista operativo. Uno, credo che il Ministero guidando assieme a noi dobbiamo cercare di contattare di più le strutture distribuite che esistono in Italia per fare sostanzialmente questa attività, diciamo, consultazione di confronto. Credo che in qualche modo dobbiamo uscire dal mondo del tavolo tecnico, tanto per intenderci, per scendere più a un tavolo delle persone.
penso alle persone, penso appunto alla parte associazione degli industriali, capitaneri di porto, penso alle associazioni di pesca e altre cose del genere, nel senso anche localmente. E forse questo dovrebbe essere un processo che assieme mettiamo, partendo dal mare, ma mettiamo in piedi per molte altre questioni, dal punto di vista della consultazione, consentitemi una parola, popolare, tra virgolette, popolare, cioè nel senso che non è semplicemente una consultazione, gli stakeholders sono anche popolo che lavora, quindi voglio dire, questa mi sembra una parte importante. La seconda è sostanzialmente quanto ho cercato di dire prima con i LEPSTA, noi ci abbiamo... andiamo verso una volontà del Parlamento che è esplicitato anche relativamente al governo, al fatto di costituire un sistema nazionale che ha quattro compiti fondamentali: quello del monitoraggio, quello della valutazione e analisi, quello del controllo ispettivo e di controllo e quello del reporting ambientale ufficiale. Se passerà anche al Senato, questo diventa il sistema di riferimento nazionale. Come abbiamo detto ieri, anche ci deve essere una chiara identificazione dei ruoli tecnici, scientifici della Repubblica rispetto a tutto il resto. Allora io credo che anche qua dobbiamo fare uno sforzo assieme, distinguendo quello che è il contributo dei colleghi cui partecipiamo per quota parte, della ricerca scientifica assolutamente importante, presente, tutto il resto, ma come poi i soggetti che trasformano questa in attività di servizi, servizi per appunto la Repubblica stessa, servizi di responsabilità. Io credo che questo passaggio non sia ancora maturo in molte parti, in molti settori dell'ambiente, credo il mare sia uno di questi. Quindi io credo che ci deve essere uno sforzo anche di riconoscimento di chi fa cosa e di come viene fatto. Allora, io questa è una richiesta che faccio proprio da utente, che in qualche modo esista tra noi un'attenzione particolare anche tra di noi, prima ancora di confrontarci rispetto ai diversi stakeholders. E noi rispetto a questo abbiamo molte richieste appunto dalle capitanerie di porto piuttosto che dalle associazioni di ambientali e compagnia verde, e credo che questo sia un punto importante su cui strutturare il futuro della direttiva. Guardo Montanaro, lui capisce bene cosa sto cercando di dire. Questo è far sì che tutti facciano correttamente il loro mestiere. Credo che come struttura di assistenza strategica e di assistenza tecnico-scientifica al Ministero, sottosegretario, io credo che anzi il nostro essere molto vicino agli stakeholders, molto prossimi agli stakeholders, perché lavoriamo appunto dai siti di interesse nazionale a mare, al processo di bonifica, così come la caratterizzazione, in questo momento ci sono i nostri colleghi che caratterizzano la costa meridionale della Sardegna, ad esempio, dal punto di vista dei sedimenti e compagnia varia, credo debba essere inquadrato. Cioè credo che bisognerebbe dare alla strategia marina, al di là del reporting corretto che noi dobbiamo, del rapporto che noi abbiamo con la comunità europea, anche un suo percorso dentro quelli che sono i canali che il legislatore in qualche modo sta tracciando per il sistema per la protezione ambientale nazionale. Questo l'ho voluto sottolineare perché è un momento credo importante. Io alla Marine Strategy personalmente ci credo molto, sia come cittadino sia come presidente di ISPRA, ma anche sostanzialmente come elemento dinamico all'interno della parte istituzionale stessa. Ci tenevo a dirlo questo perché mi sembra importantissimo dopo quello che lei ha detto e sottolineato.